Mi dispiace che non ci sia Beccalossi oggi, perché col passare dei giorni poi le cose piano piano si decantano. Allora, quando Eto'o dice, beh, forse però Benitez tutte le colpe non le ha, sempre dividendo per quote, qualche responsabilità l'hanno sicuramente i giocatori, non soltanto Benitez, perché improvvisamente non è possibile che da Maicon in su e in giù improvvisamente cominciano a giocare tutti tranquillamente, tutti bene, mentre prima non ce la facevano. Insomma, qualche dubbio resta. Beh, allora io ho volutamente così annacquato un po' questa presentazione.